Buona giornata, cari amici, buon giovedì 10 novembre. Iniziamo questo incontro di lettura e commento del Vangelo del giorno, invocando il dono dello Spirito. Preghiamo così. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. O Santo Spirito, donaci sete di Dio. Fa che nella sua parola possiamo trovare luce per i nostri passi, pace per il nostro cuore, forza e gioia per il nostro vivere. Amen. Leggeremo alcuni versetti, sei versetti, dal capitolo 17 del Vangelo di Luca. Il tema è attenzione al regno di Dio già presente tra di noi. In quel tempo i farisei domandavano a Gesù: quando verrà il regno di Dio? Egli rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà eccolo qui oppure eccolo là, perché, ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Poi disse ai discepoli: verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno eccolo là oppure eccolo qui. Non andateci, non seguiteli, perché come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. In questo Vangelo ci sono due insegnamenti di Gesù. Uno rivolto ai farisei e l'altro rivolto ai discepoli. Ai farisei Gesù dice: è inutile che voi aspettiate il regno di Dio quando egli è già venuto, è già presente. Voi aspettate il regno di Dio attraverso fatti clamorosi, strepitosi, mentre Dio sceglie di arrivare in mezzo a voi attraverso l'ordinarietà della vita. Devo dirvi una cosa: il regno di Dio è già in mezzo a voi. E avrebbe potuto aggiungere Gesù: il regno di Dio è la mia presenza in mezzo a voi, la presenza del Figlio di Dio fatto uomo dentro la storia degli uomini. Questo è il regno di Dio presente in mezzo a voi. Insegnamento allora è non cercare la presenza di Dio in fatti strepitosi e clamorosi, come spesso molti di noi cercano. Ma Dio è presente già in mezzo a noi, nella vita ordinaria. Si tratta solo di avere occhi per vedere e udito per ascoltare questa presenza discreta ma autentica di Dio dentro la vita. E poi c'è il secondo insegnamento, un po' collegato ma anche differenziato: il giorno del Figlio dell'uomo. L'espressione Figlio dell'uomo è un'espressione che Gesù attribuisce a sé. Egli spesso si chiama il Figlio dell'uomo. Ed era un titolo che riguardava un personaggio storico incaricato da Dio a giudicare il mondo. E quando Gesù attribuisce a sé questo titolo, intende dire: il Padre mi incarica ad essere Figlio dell'uomo, cioè giudice di ogni uomo, a suo tempo, nel mio giorno. Nel giorno del Figlio dell'uomo io sarò il giudice giusto
buono, misericordioso e vero per ogni uomo. Ma quando questo avverrà, nessuno lo sa. Verrà il giorno del giudizio quando Dio vorrà, e allora il Figlio dell'uomo giudicherà con giustizia e con misericordia ogni uomo. E però questo avverrà solo dopo che il Figlio dell'uomo avrà dato prova di vero amore per gli uomini, cioè dopo la sua Pasqua, dopo il passaggio da questa vita all'altra vita, da questa vita al Padre, attraverso il dono di sé nella morte in croce. Come dire, è la Pasqua che abilita Gesù ad essere giudice di ogni uomo, perché nella Pasqua è stato fedele all'amore al Padre e agli uomini fino alla fine, e questo amore misericordioso lo rende abile a giudicare ogni uomo. È una, come dire, è una parola e un messaggio molto consolante. A giudicarci, a giudicare ognuno di noi, è il Figlio dell'uomo reso tale attraverso il passaggio della Pasqua, attraverso una fedeltà all'amore fino a dare la vita. Un giudice segnato dall'amore di misericordia ci giudicherà, ed è il motivo della nostra speranza, della nostra fiducia, del nostro abbandono a Lui. Saremo giudicati, certamente, ma da un giudice Figlio dell'uomo, reso misericordioso dalla sua Pasqua. Che cosa ricavo per me da questo Vangelo così bello e profondo? Ricavo questo: il bisogno, il desiderio, la volontà di cercare Dio e di cercare il rapporto con Lui dentro le piccole cose della vita. A dire il vero, ogni persona che viene a me è appello di Dio, è presenza di Dio, è Dio che mi sollecita a qualche cosa, a una relazione nuova o rinnovata. Ogni incontro nasconde un appello all'amore e alla giustizia. E questo è il regno che avviene. Avviene nell'incontro tra le persone che l'un l'altra si appellano per l'amore. Ecco allora che, perché questo avvenga, ancora una volta ci offriamo la benedizione del Signore. Diciamo così: il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci a domani.